cucina. Oggi vi farò vedere come preparare l'uovo di Pasqua ripieno e vi consiglio di farlo con i vostri bambini perché è molto divertente. Io qui mi sono già portata avanti e ho già fatto la mia metà di uovo perché è un processo abbastanza lungo, ci vogliono alcune ore, però vi farò vedere i passaggi più importanti. Se voi non volete fare l'uovo a casa, potete benissimo usare un uovo già confezionato, lo tagliate perfettamente a metà e riempite una parte. Vi raccomando, per tagliare l'uovo perfetto, vi consiglio di prendere un coltello, scaldare la lama di un coltello sopra la fiamma del fornello e poi andare a seguire la linea di congiunzione tra le due parti dell'uovo. Ma vediamo di cosa avremo bisogno. Allora, per preparare l'uovo di Pasqua, io vado ad utilizzare questo stampo e questo è per un uovo di 250 grammi. Siccome io andrò a fare solamente una parte, avrò bisogno di 125 grammi di cioccolato, in questo caso fondente. Diviso così, 3/4, lo vado subito a riscaldare, il resto lo aggiungiamo dopo. Invece, per riempire l'uovo, io in questo caso lo vado a riempire con delle fette al latte, ma voi potete utilizzare qualsiasi brioche volete, e poi della panna montata che io ho già qui all'interno della sacca poche. Questa è 200 grammi di panna. Allora, come vi ho detto, in questa ciotola ci sono 3/4 di 125 grammi di cioccolato e lo devo andare a fondere. E il cioccolato non va solamente riscaldato e basta, va temperato. Non so se vi siete mai resi conto, quando vedete i maestri cioccolatieri temperare il cioccolato, in pratica buttano il cioccolato su un piano di acciaio o di marmo e lo spatolano. Quello è molto più difficile da fare, noi lo possiamo fare benissimo con un termometro da cucina. Il cioccolato si può fondere o a bagnomaria o nel microonde. Nel caso del microonde, però, dovete fare attenzione perché il cioccolato tende a bruciarsi subito. Quindi, il mio consiglio è di mettere la ciotolina col cioccolato all'interno del microonde, farlo riscaldare per 5-6 secondi, poi riaprire il microonde, dare una mescolata con un cucchiaio o con una spatola e rimettere di nuovo il cioccolato all'interno del microonde. Il cioccolato va fuso fino alla temperatura di 45-40 gradi. Lo potete misurare con un termometro da cucina. Quindi, prima cosa, andiamo a fondere questo cioccolato per qualche minuto a bagnomaria o qualche secondo all'interno del microonde. Vi raccomando, per un massimo di 40-45 gradi. Ho fuso il cioccolato e sono arrivato a una temperatura di 45 gradi. Ora non mi resta che andare ad aggiungere il resto del cioccolato e mescolare finché tutto non si sarà sciolto e la temperatura si abbasserà a 28 gradi. Quindi inizio a mescolare. Voi mi potrete chiedere perché bisogna rispettare queste temperature. Bisogna rispettarle perché il cioccolato va temperato. Perché se io fondo il cioccolato e non lo tempero, quindi non rispetto queste temperature prima ad alzarle e poi ad abbassarle, il cioccolato non verrà prima cosa di tutto lucido. Infatti vi faccio vedere com'è lucido questo nella parte esterna, quasi mi ci posso specchiare. E soprattutto se io non tempero il cioccolato, nel momento in cui lo vado a toccare o c'è una temperatura abbastanza alta in una stanza, il cioccolato si scioglie all'istante. Quindi vi raccomando, non solo per l'uovo di Pasqua, ma anche per i cioccolatini, è meglio temperarlo il cioccolato. Quindi continuo a mescolare e quando inizio a vedere che il cioccolato inizia a diventare un po' più denso, vuol dire che la temperatura si sta abbassando. Vi ricordo sempre che dobbiamo arrivare a una temperatura di 28 gradi. Io ormai sono abituata, me ne rendo conto da sola quando il cioccolato è pronto, ma chi è alle prime armi è meglio che misuri la temperatura. Allora, il cioccolato è pronto. Vedete? È bello denso. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarlo a mettere all'interno dello stampo.
Prendo lo stampo, vi raccomando, deve essere pulitissimo e soprattutto non ci devono essere goccioline di acqua perché l'acqua è una nemica del cioccolato. Mettiamo il caso qui ci sia una gocciolina d'acqua, io vado a versare il cioccolato, lì là, il cioccolato non si attacca. Quindi vado a versare il cioccolato. Ed inizio a girare lo stampo per ricoprire tutto quanto, lo stampo di cioccolato. Allora, ho ricoperto tutto lo stampo, ora lo capovolgo per vedere se scende qualcosa in eccesso di cioccolato. Vedete? Questo è in eccesso e quindi noi lo togliamo, però non significa che questo cioccolato andrà sprecato, no, perché questa operazione noi la dobbiamo andare a fare per altre 3 volte, se no l'uovo viene sottilissimo. Ho tolto il cioccolato in eccesso e ora cosa vado a fare? Qui ho un vassoio di plastica, vado a capovolgere lo stampo sul vassoio. E aspetto che il cioccolato si rassodi. Sicuramente ne cadrà tant'altro di cioccolato sul vassoio e quello in eccesso lo prendo e lo rimetto di nuovo nella ciotola col cioccolato fuso. Ora io vi consiglio di non metterlo all'interno del frigorifero a farlo rassodare il cioccolato perché il cioccolato tende a cristallizzare. Lo possiamo far benissimo raffreddare e a temperatura ambiente, anche perché non è estate, quindi c'è una temperatura ancora favorevole per far rossodare il cioccolato. Nel momento in cui voi dovete fare dei cioccolatini, per esempio in estate, cosa sconsigliatissima, potete utilizzare il frigorifero. Quindi ora lo facciamo rassodare, poi lo andiamo a riprendere. Versiamo di nuovo il cioccolato all'interno, quindi facciamo di nuovo la stessa operazione, quindi giriamo lo stampo, poi andiamo a capovolgere, a togliere il cioccolato in eccesso, lo facciamo rassodare e poi lo ripetiamo di nuovo per 3 volte. Alla terza volta, come capiremo che l'uovo di Pasqua è pronto? Perché vedremo che il colore qui cambierà e l'uovo si staccherà da solo, quindi non c'è bisogno di andarlo a muovere con le mani o a toglierlo perché in quel caso si romperà. Quindi l'uovo è pronto e uscirà da solo. Quindi ora mettiamo queste cose da parte e passiamo al nostro uovo. Allora, qui nella saccapoche io sto usando una punta arrotonda, però poi voi potete tagliare solamente la saccapoche o usare qualsiasi tipo di beccuccio. Cosa andiamo a fare? Iniziamo a fare un primo strato di panna. Poi prendiamo la brioche, in questo caso la mia fetta al latte. Siccome è grande, vado a tagliarne un pezzettino. E ho fatto il primo strato. E rifaccio di nuovo la stessa cosa. Uno strato di panna. E uno strato di fetta al latte. Riprendo quello in eccesso perché non si butta niente e lo metto qui. Ok. Ora vado a fare il contorno con la panna. Ed ecco qui. L'uovo di cioccolato ripieno, pronto. Allora, io prima non vi ho detto come ho attaccato l'uovo di Pasqua al mio piatto. In pratica, ho fuso un po' di cioccolato, con un cucchiaino ho fatto un cerchio sul piatto e ci ho messo la mia parte di uovo sopra. Quindi il cioccolato fuso funge da collante. Io qui ho usato semplicemente della panna montata per farvi vedere
un esempio molto semplice, però voi potete usare una crema al mascarpone o una crema alla ricotta o anche una crema al latte, quello che volete, potete anche mettere all'interno della panna delle gocce di cioccolato, della farina di cocco, potete sbizzarrirvi come volete, soprattutto fatelo con i vostri bambini. Per oggi abbiamo finito, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!